Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa manifestazione che abbiamo organizzato questa sera. Io sarò il moderatore di questa serata, farò il mio intervento subito dopo l'intervento di Maria, che è stata, diciamo, la principale organizzatrice, ma ce ne sono stati anche altri, poi vi dirò. Francesco Perri, dopodiché prenderò la parola io e cederò via via la parola ai vari relatori. Quindi passo la parola a Maria Catanzaro. Buonasera a tutti. Io mi sono scritto due paroline perché poi l'emozione gioca brutti scherzi e quindi vi dico quello che vi voglio dire stasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui stasera, di partecipare a questa manifestazione culturale. Rinnovando Sersale, ecco un bellissimo gruppo dove l'unione fa la forza e oltre a fare politica attiva abbiamo deciso di fare varie manifestazioni culturali, come quella già trascorsa del Cineforum dove abbiamo visto il film Il bambino col pigiama nero, quando abbiamo fatto la giornata della violenza contro le donne l'8 di marzo. E oggi invece facciamo questa bellissima manifestazione dove regnano i diritti di chi vuole amarsi senza pregiudizi. Se amore è amore dovunque, con chi si desidera e come si vuole. Il rispetto verso questo amore deve essere libero, libero di viverlo. Grazie e passo la parola ad Enzo che presenterà i nostri bellissimi ospiti. Francesco Perri. Maria, dall'emozione mi ha scavalcato, avete visto? Se l'ha scritto nel foglietto Francesco, ho chiesto io un po' di invertire l'ordine. Vi dico subito perché diciamo questa sera più che altro il mio al posto del presidente del circolo del movimento Rinnovando Sersale Antonio Porelli, che è assente per motivi di lavoro a Torino, e quindi cercherò di fare io il padrone di casa. Io sono abituato più a fare il comiziante, però stasera lo lascio fare ad Enzo. Voglio innanzitutto ringraziare il maresciallo e l'arma dei carabinieri di Sersale, perché in tutte le manifestazioni che stiamo facendo garantiscono la loro presenza non solo al fine della sicurezza, ma perché diciamo secondo noi chi preside, chi garantisce i diritti acquisiti delle persone sono le associazioni, le forze di polizia, perché sono tutte gli attori principali a garantire qualsiasi tipo di diritto e di libertà acquisita col sangue degli italiani. Voglio ringraziare la presenza di questi ospiti che, diciamo, per la maggior parte non conosco, parto proprio da loro: Riccardo Cristiano, presidente di Libera TV, Marco Marchese dell'Associazione Radicale Certi Diritti, Maria Luisa Mamone, tesoriere di Acigay Fenice di Catanzaro, che porterà i saluti del presidente Antonio Migliazza, che non è potuto essere questa sera con noi, e poi, infine ma non per ultima, l'amica Alessia Bausone, diciamo, con la quale ci lega un percorso anche politico, in rappresentanza dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani, in quanto è una docente dell'Università di Catanzaro in questi temi. E vi porto i saluti del presidente Antonio Porelli di Rinnovando Sersale. La nostra nasce come un'esperienza politica, però fondata soprattutto su un programma steso in 4 anni attraverso l'ausilio della nostra comunità, quindi cercando di andare a capire sia dal punto di vista dei diritti acquisiti e che nel corso del tempo si sono andati via via scemando dalla costituzione di interessi e sistemi vari, cercando di trovare il modo di come poter aiutare la nostra comunità a rompere questi sistemi e a ricreare condizioni di vivibilità ordinaria, e delle proposte semplicissime, quindi non piramidali, di vissuto, di vita comune, di servizi ordinari. Stasera andiamo a trattare un tema delicatissimo che negli ultimi giorni è alla ribalta nazionale, ecco. Anche se parliamo di storie vecchie, Alessia, cioè i diritti umani, cioè non è una cosa che è alla ribalta oggi, ma ormai sono anni, io dall'Unità d'Italia che si parla di questi diritti umani, e noi come società malata, diciamo, non siamo riusciti ancora a declinare bene il termine di questi diritti umani, quali siano, perché ancora cerchiamo
diciamo di classificarli, di chiuderli all'interno di recinti e all'interno di ragionamenti settoriali, non in una logica generale del diritto umano, dell'essere umano. La nostra comunità, parlo non di Sersale, quando parlo di comunità, visto che parliamo di diritti umani, io parlo di comunità nazionale, ma anche di comunità internazionale e mondiale, perché diciamo questo è un argomento pregnante dell'essere umano e della vita. E parlando di diritti umani bisogna partire, secondo me, dai pregiudizi, perché gli steccati che si costruiscono e nella catalogazione che vi dicevo poc'anzi sui diritti umani sono basati e si fondano, a mio avviso, proprio sui pregiudizi, sul colore della pelle, sulla religione, su estrazione culturale che nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 o 3 anni, era una cosa che pensavamo fosse acquisita dopo le innumerevoli battaglie, dopo l'unificazione d'Italia da noi. Però oggi quel tema ritorna alla ribalta, un altro diritto umano che viene rimesso in discussione, così come quello che trattiamo stasera, che è quello dell'amore senza limiti e condizionamenti. Io premetto, perché questo movimento politico si è trasformato in movimento culturale e ha cercato di integrare diversi pensieri, perché molte volte quando entriamo, che siamo in discussione, quando facevo politica tra virgolette negli steccati di un partito, la discussione era mirata a un quadro ben definito. Nel momento in cui abbiamo attivato questa nuova esperienza di questo movimento politico che si è trasformato anche in un movimento politico culturale, le visioni come sono allargate. Molte volte mi è capitato di entrare in riunione con un pensiero e sono uscito, come dire, magari non cambiando idea, però con dei dubbi, delle domande che mi sono posto per cercare di allargare anche le mie orizzonti, perché da cattolico praticante anche il tema della famiglia, tra virgolette, tradizionale, come dire, è un altro tema forte e importante ed è fondante per la nazione italiana, e per me da cattolico è insito nel mio essere, però questo non mi impedisce, io parlo di me stesso, non mi impedisce di comprendere e cercare di capire le ragioni degli altri e le ragioni di chi, per una scelta di libertà, cerca di garantire un suo diritto. Punto. Il tutto, sì, e la chiudo, non la faccio lunga per dare possibilità agli altri di poter parlare, ai relatori, e di illustrarci insomma queste questioni. Poi Alessia, io chiedo pure ad Enzo di invertire anche l'ordine del giorno, perché mi chiedevano di fare le conclusioni io. Io non sono all'altezza di poter concludere su un tema così delicato e nel quale io sarei di parte. Quindi preferisco fare l'uditore e lasciar fare le conclusioni a chi, oltre, diciamo, per senso di appartenenza a una sua visione, ma anche in modo asettico da giurista, possa concludere, come dire, sì. Secondo me il caso al posto mio, per questo ho chiesto di invertire le conclusioni, secondo me devono essere asettiche, non pregnanti, quindi chi più di un giurista può andare a parlare di diritti umani. Io chiudo questo mio brevissimo intervento ringraziandovi e ringraziando tutte le persone che sono intervenute, la stazione dei carabinieri, delle associazioni e il gruppo che si è costruito e consolidato. Ringrazio Maria per l'impegno che ha profuso nell'organizzare questa serata di dibattito, perché quando si discute, e chiudo, c'è libertà, perché i diritti umani sono libertà. Grazie. Allora, Francesco ha voluto giustamente ringraziare le autorità che hanno partecipato. Io inizio, ma non vuole essere polemica, inizio le autorità che ringrazio, le autorità che sono state invitate e che non hanno ritenuto di partecipare, rispetto alla loro volontà di non partecipare, e le ringrazio lo stesso. L'iniziativa è nata
dà un'idea di Alessia, che come ha detto Francesco è diventata un'amica di noi di Innovando, insomma, ha sentito, diciamo, questa, forse questa frequenza, no? Che è andata in risonanza, come si dice in elettronica. E quindi abbiamo fatto il primo, diciamo, intervento, l'ha fatto nella giornata contro la violenza sulle donne, adesso ci ha proposto questa seconda serata e noi abbiamo accettato con entusiasmo. E quindi io voglio ringraziare i ragazzi di Rinnovando che in prima persona si sono dati da fare per la riuscita di questa manifestazione, quindi parlo di Maria, di Elisa, di Antonietta, di Maurizio, dove sei? Che momentaneamente ha preso le redini, diciamo, del movimento per l'assenza di Antonio, Giuseppe, mi pare che non dimentico nessuno, Giovanni. Noi siamo un movimento politico, ma anche un movimento culturale. Ringrazio la Proloco che ci ha permesso di utilizzare questa struttura. Notate che, pur essendo un movimento politico e culturale, abbiamo tolto il nostro simbolo per evitare, c'è stata una richiesta cortese e noi abbiamo accolto questa richiesta, di togliere qualsiasi riferimento che potesse, qualsiasi cosa che potesse ricondurre alla politica, ma non è politica quella di questa sera, è cultura, è chiarimento, e diciamo, possono esserci qua in mezzo a noi anche persone che magari non capiscono, non accettano, non comprendono. Però già il solo fatto di partecipare è una vittoria, perché vuol dire che si vuole capire. E noi siamo qua per cercare di far capire, di capire meglio certe situazioni che fanno parte del nostro tempo. Inutile, possiamo accettare, no? Ma fanno parte del nostro tempo. Quindi abbiamo tolto questo simbolo e paradossalmente, diciamo, io mi sono accorto, una riflessione personale, che togliendo il simbolo, l'idea ha preso il sopravvento, in un certo senso, no? È diventata più forte questa, il tema, no? Il tema è diventato, ha preso predominio sul simbolo stesso. Poi, chiaramente, dovendo fare un minimo di intervento, sono andato io da ignorante in materia, lo ammetto, ogni volta che non sono un tuttologo, come dice Francesco, non lo so nemmeno io, sono andato un pochino a informarmi sul tema. E sono rimasto, diciamo così, avete una bocca aperta, no? Quando sono andato a leggere alcuni dati, è che guardando il mondo rispetto a questo tipo di problema, chiamiamolo così, ci sono dei paesi del mondo dove il reato di omosessualità è punito con la pena di morte. Attenzione, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto delicato. 12 stati in cui l'omosessualità è punita con detenzione da 15 anni all'ergastolo, 23 stati quelli che prevedono una detenzione dagli 8 ai 14 anni, 20 in cui la pena varia dai 3 ai 7 anni. Quindi, cioè, mi è venuta la riflessione di che cosa è cambiato da quando gli omosessuali venivano chiusi come gli ebrei nei campi di concentramento in certi paesi. In Italia andiamo meglio, ringraziando Dio, ma il 40% di omosessuali ha avuto episodi di discriminazione più o meno violenta nei propri riguardi. È tanto forte questa discriminazione che solo il 20% ha avuto il coraggio di rivelarlo alle proprie famiglie. Ora, diciamo che in Europa, in Italia, la situazione sta migliorando lentamente, anche se, diciamo, c'è un certo tipo di cultura che prevede anche una certa riabilitazione, come se fosse una malattia. Qualcuno la considera ancora una malattia, stenta ad accettare che è una condizione, possiamo dire, di diversità. Io su questa parola avrei molte remore a utilizzare questa parola. Quindi in questa intolleranza che si traduce spesso in aggressioni fisiche e verbali, e le aggressioni verbali non fanno meno male delle aggressioni fisiche, ve lo posso garantire. Quindi questa sera abbiamo invitato dei relatori molto, diciamo, all'altezza. Quindi abbiamo Alessia Pausone, che conosciamo già,
Riccardo Cristiano, presidente di Liberi TV, Marco Marchese, associazione radicale a certi diritti, e al posto di Antonio Migliazza, segretario dell'Arcigay di Catanzaro, abbiamo il tesoriere Maria Luisa Mamone. Concludo pure io, per lasciare spazio agli altri. Il fatto che ci siano ancora questo tipo di manifestazioni, così come ci sono le manifestazioni per la giornata della memoria, come per la violenza sulle donne, contro l'omosessualità, sono per me una sconfitta. Questa di questa sera è una sconfitta, perché io considererò una vittoria quando non ci sarà più bisogno di fare questo tipo di manifestazioni, perché avremo considerato, va bene, che la differenza di religione, di colore, di orientamento sessuale è soltanto una differenza. Perché quando si dice diverso, si usa questa parola, bisogna capire che diverso intende un punto di partenza. Diverso da chi? Sono diversi loro da noi, ma siamo diversi noi da loro. Quindi io mi auguro, il mio augurio questa sera, voglio concludere con un augurio, che non dobbiamo fare più questo tipo di manifestazione, perché vuol dire che tra molte virgolette, il problema non esiste più. Siamo tutti come siamo, uguali. Grazie. Cedo la parola allora a Marco Marchese, dell'associazione radicale Certi Diritti. Grazie, buonasera, un saluto a tutti e a tutti, grazie anche alla nostra associazione che ha voluto darci questa opportunità per spiegare un po' di cose. E come si diceva prima, è appunto un momento culturale, questi sono momenti importanti, perché dai momenti culturali ci si aspetta poi dopo quella crescita, no? quel millimetro in più, però nella direzione giusta, e che ci porta poi dopo lentamente lontano. Io rappresento l'associazione radicale Certi Diritti, che è una delle piccole associazioni però di valenza nazionale, che da 12 anni, è il suo dodicesimo anno di attività, in Italia svolge un ruolo insieme a quella che viene chiamata comunità LGBTI, poi ci sono anche delle altre lettere che si sintetizzano con un asterisco. A me piace sempre ricordare che cosa significa questo acronimo LGBTIQ, eccetera: lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, ogni lettera poi dopo è intersex, c'è anche una lettera I, la T transgender, praticamente tutta questa varietà di persone si sono unite in un movimento politico tendenzialmente apartitico. Poi forse ci sono alcune sfumature, cioè alcune di queste associazioni magari sono più vicine ad un'area politica rispetto ad un'altra. Da tanti anni questo movimento si è posto in Italia come un movimento di rivendicazione. L'associazione che rappresento, io faccio parte del direttivo nazionale, è, ripeto, una delle piccole, però porta il merito, insieme ad un'altra associazione che fa parte delle piccole, la Rete Lenford, alla famosa sentenza 138, che è stata un po' una pietra miliare, da lì che è partito poi dopo il processo concreto che ha portato 2 anni fa alla legge sulle unioni civili. Oggi qui parliamo di omofobia, quindi quelle manifestazioni, a me omofobia non mi piace tanto, poi dopo vi spiegherò un po' più nel dettaglio come la penso su questo termine, no? Però quando si parla di omofobia, forse noi pensiamo a qualche cosa che accade in altri paesi, a qualche cosa che magari non può accadere a Sersale, come può essere per esempio nella mia comunità in cui vivo, o a Catanzaro, a Cosenza, in un'altra città italiana. Invece queste manifestazioni ci sono, purtroppo, e ci sono tutti i giorni. Ad esempio, il nostro compagno dell'associazione radicale Certi Diritti, ma proprio avantieri, voglio dire, di Napoli, Andrea Furgiuele, molto banalmente alla porta di casa sua qualcuno ha pensato bene di scrivere delle frasi ingiuriose, ma questo è successo proprio 2 giorni fa, alla vigilia di quello che è stato il giorno con le manifestazioni più grandi e più importanti di rivendicazione del movimento in tutta Italia, il famoso Onda Pride. Quindi sembrerà magari strano, però tu esci di casa una bella mattina, guardi la tua porta
eppure vedete, quando parliamo di omofobia, quindi parliamo di questa comunità, delle persone omosessuali, bisessuali, transgender, quello che dicevo prima, no? Il discorso non è complicato, io anzi oserei dire che è molto semplice, banalmente semplice. Pensate un po' che 27 anni fa, il 17 maggio del lontano 1991, non sono tantissimi anni, ma per come corre la storia, per come corrono gli eventi, voglio dire, negli ultimi decenni, 27 anni, è un bel pezzo di strada, un'organizzazione, forse una delle poche al mondo che ancora, e speriamo ancora per un lungo periodo, non è stata messa mai in discussione, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensate un po', è stata messa in discussione addirittura l'ONU, l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa parte anche dell'ONU, ma è una delle poche organizzazioni a livello internazionale che non è stata mai messa in discussione, ben 27 anni fa consegnava al mondo una definizione precisa di che cos'è l'omosessualità. Ed è una frase veramente di 5 parole, no? Dove dice, dopo decenni di studi, dopo tutto un processo che adesso non ho il tempo per lasciare spazio anche agli altri colleghi di fare la loro relazione, comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà una definizione precisa, chirurgica, di che cos'è l'omosessualità. Ed è questa: variante naturale del comportamento umano. Pensate un po' a queste 5 parole, no? Cioè, non sono parole banali, è descritte in modo scientifico, perché uno, non si parla di sessualità, variante naturale del comportamento umano, non della sessualità umana, perché altrimenti facciamo un po' di confusione, no? Magari le scelte sessuali, quelle sì sono scelte, no? Perché io posso scegliere di fare o no determinate pratiche in base a quello che, insomma, va ad ogni persona. Ma invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è soffermato sul comportamento umano. E in più ha scritto in questa frase variante naturale, quindi per tutti i cultori del naturale, ok? Che è un po' come la famosa parola normale, ok? Oppure come la parola diverso, che andrebbero sostituite con un lessico migliore, con un lessico, diciamo, più inclusivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto questa bella cosa, però voglio dire, dopo 27 anni stiamo ancora qui con Andrea Furgiuele, che qualcuno va alla porta di casa e gli scrive queste cose. Ma questo è niente, perché magari la porta di casa tu te la ripari con un po' di stucco e poi ritorna come prima. Se ti hanno scritto la frase, cancelli la frase con un po' di altri materiali e questa qui va via. Però attenzione, l'omofobia uccide e uccide spesso. Non so se voi vi ricordate il famoso caso di Andrea dei pantaloni rosa, che peraltro è un nostro conterraneo di origini crotonesi, che a Roma si è impiccato. Nessuno saprà mai se Andrea, per esempio, era veramente un ragazzo omosessuale oppure no, questo qui non si è mai saputo. Però è bastato soltanto il fatto che magari un pantalone stinto nella lavatrice, che era rosa, indossato, fatto una fotografia simpatica e pubblicato su Facebook, è bastato quello per innescare una spirale che poi dopo l'ha portato a questa etichetta che per lui era molto pesante. Poi dobbiamo anche dirci che nella società non ci sono soltanto persone, non lo so, come posso definirmi io, che quando esce la mattina si mette la corazza, spessa 20 centimetri, qualsiasi cosa che ti succede non ti scalfiscono. Cioè, voglio vedere qualcuno che viene davanti a me e viene ad ingiuriarmi, cioè, dico, no? Però non per tutti funziona così, ci sono persone che invece hanno tutta una serie di fragilità, e Andrea ha deciso di mettersi una sciarpa intorno al collo e di appendersi alla scala di casa, per esempio. Che dire, ecco, dalla situazione internazionale. Qualche anno fa noi celebriamo come associazione un congresso tutti gli anni in città diverse in Italia, un congresso l'abbiamo fatto anche in Calabria 4 anni fa, se non ricordo male, a Lamezia Terme, e noi avevamo un compagno che gli avevamo pagato il biglietto aereo, l'avevamo ospitato, un compagno ugandese, David Kato Pisulo,
parlarci dell'esperienza ugandese, dove in quel periodo gli atti omosessuali per legge erano puniti con una pena pari all'ergastolo. Poi c'è stata una modifica legislativa, volevano introdurre addirittura la pena di morte e la sharia, ok? Per capirci, la sharia prevede per gli atti sessuali la lapidazione, questo succede per esempio in Iran, no? E poi dopo, grazie alle pressioni internazionali, ci si è fermati ai 14 anni di carcere che ancora ci sono in Uganda. E questo nostro compagno David, dopo 2 mesi che partecipò a Roma a questo nostro congresso, fu aggredito in casa, martellato e fu ucciso. Cos'altro dirvi? È una questione di cultura, quindi siamo nel posto giusto con questa manifestazione. Qualcuno però parli con il ministro Fontana, ministro della Repubblica. Io non voglio, diciamo, tirare la polemica o acuirla, però mettetevi un attimo nei panni di chi porta un anello al dito. Per questo anello ci ha dovuto lottare 15 anni, non tanto per l'anello, perché è soltanto un simbolo, no? Però, non lo so, con il mio compagno, che è Riccardo, non ci siamo uniti civilmente. Un anno fa, il 27 maggio di un anno fa, abbiamo fatto insieme 15 anni di lotte, 15 anni di gay pride, 15 anni di incontri, 15 anni di lotta politica per ottenere questo, e poi ti arriva il ministro e dice no, le famiglie omoaffettive non esistono. Come non esistono? Cioè, io e lui, una vita insieme, non esistiamo? Oppure le famiglie omogenitoriali, addirittura le famiglie omogenitoriali che hanno i bambini, che li allevano tutti i giorni, che sono famiglie come tutte le altre, con tutti i problemi, le gioie, i dolori che hanno tutte le famiglie italiane, non esistono? Non esistono. Mi dispiace, non ci siamo. Non ci siamo perché, anzi, la rivoluzione che noi dobbiamo affrontare... Ah, faccio un'altra parentesi, perché volevo parlare... Ecco, vi ho parlato di David, vi ho parlato di Andrea, però in un paesino del Crotonese, che non è molto lontano da qua, io puntualmente ogni settimana ricevo la telefonata di un ragazzo che ha intorno ai 30 anni e che puntualmente mi racconta che cosa gli fanno in termini di omofobia e che cosa sente dire, voglio dire, in termini di omofobia. E mi porta un report praticamente settimanale, no? Delle ingiurie che subisce, degli scherni, di quello che si sente dire. Questo giusto per dire che l'omofobia e le manifestazioni di omofobia non sono cose che stanno molto lontane da noi. Si combattono, e si combattono con la buona politica, si combattono con la cultura, sicuramente non si combattono con i pensieri del nostro ministro Fontana, che disconosce l'esistenza stessa di tutti noi, ma così come non si combatte con una politica che, vedete, persone, io lo dico con amarezza, no? Correva l'anno, non mi ricordo qua, forse una quindicina d'anni fa, insomma, al governo c'era l'onorevole Rossi Bindi e l'onorevole Pollastrini. Lei faceva parte di un'area di centro che poi è confluita nel PD, Barbara Pollastrini faceva parte del PD, come si chiamava allora, forse DS, PDS, DS o PDS, esatto. Allora, lì è stato 15 anni fa il primo momento in cui si disse: noi dobbiamo dare alla persona omosessuale una legge, e quindi una legge che gli dia un minimo di tutela. Va bene, facciamo questa legge sul minimo di tutela. Non sono riusciti a mettersi d'accordo facilmente. Allora i partiti di governo dell'epoca dissero: sapete cosa dovete fare voi due? E dissero alla Bindi e a Barbara Pollastrini: chiudetevi in una stanza, state lì tutto il tempo che vi serve, però aprite quella porta solo dopo che avete un accordo. Così poi portate la proposta di legge in Parlamento, noi abbiamo la maggioranza, la votiamo e facciamo la legge. Dovevano essere, come si chiamavano, i Dico? Dico. Ecco, dovevano essere i Dico. Diritti e doveri, insomma, dei conviventi. Questi escono dalla famosa porta, cioè vedete un po' come la politica tratta alcuni cittadini italiani, escono fuori con una proposta che per fortuna non se ne è fatto niente. Perché? Per poter
potersi unire civilmente funzionava così. Non è che si andava come adesso davanti ad un ufficiale dell'anagrafe, davanti al sindaco, a un suo delegato, così come funziona oggi, che mi sembra una cosa abbastanza civile, non senza proprio nessuna difficoltà, però è una cosa, diciamo, civile, quasi uguale al matrimonio. No, loro avevano concepito che per fare questa cosa qui la si doveva fare a livello non privatistico, di più, quasi di nascosto. Per unirsi civilmente bisognava mandarsi vicendevolmente una raccomandata con ricevuta di ritorno. Allora io mi voglio sposare, a Riccardo gli mando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Poi giustamente la ricevuta di ritorno me la devo conservare bene per dimostrare, ok? Ma pensate voi, è l'ultima cosa che vi dico un po' scherzosamente, perché poi si possono dire anche con un po' di ironia cose che sono molto serie. Ma pensate un po' a mio marito, va bene? Il giorno che si sposa, lui che lavora, che fa il direttore in un ufficio postale, col timbro tondo dalla posta, dice oggi mi sposo, e dà un bel colpo, un bel timbro tondo, voglio dire, sulla raccomandata che doveva spedire a me. Vedete, in Italia si sono viste anche queste cose. Spiace dirlo, ma non è la politica che noi ci aspettiamo, non è il trattamento che noi come cittadini ci aspettiamo dalla politica. La legge sull'unione civile è qualcosa ancora oggi, un primo passo importante, ma ancora incompleto e insufficiente, perché si è deciso di nascondere e di mettere da parte tutti quelli che sono gli affetti familiari, cioè i figli, la filiazione. Non si è messo mani al diritto di famiglia per integrare queste nuove realtà che adesso sono riconosciute anche per legge, e quindi ancora ce n'è di strada da fare. Sul nuovo governo non ho, cioè, da una parte non ho fiducia sul fatto che si possano fare dei grandi passi avanti, però sono anche fiducioso che forse, credo che anche loro sanno che è difficile fare diciamo dei passi indietro. Di conseguenza, con, come posso dire, un po' di buon umore e anche la fiducia che mi contraddistingue, almeno io e Riccardo siamo assolutamente consapevoli che se siamo arrivati a 15 anni probabilmente dovremmo arrivare a 16, 17, 20, ancora non si sa, eccetera, eccetera. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie Marco. E passiamo la parola a Riccardo Cristiano, presidente di Liberi TV. È marito. Allora, bene, io innanzitutto vi ringrazio davvero tantissimo, perché lo ha detto chi mi ha preceduto, è importante parlare di questo a livello culturale. Quello che fa Liberi TV è questo, cioè documentare la realtà. Quindi io vorrei mostrarvi un video per farvi comprendere qual è la realtà, perché Marco l'ha spiegata in breve, le lotte dei nostri 15 anni, diciamo, di attivismo politico, però noi con Marco stiamo insieme da ben 19 anni, l'anno prossimo saranno 20 anni che stiamo insieme, e non esistevamo, giusto per la legge almeno. E se per il ministro Fontana non esistiamo, io vi voglio fare vedere qual è la realtà, la nostra realtà, ma la realtà che vive, penso anche a Sersale, che può vivere in Italia, quella che voi magari non conoscete o immaginate. Non è una realtà scandalosa, però questa è la realtà, e la realtà va compresa. E vi invito a vedere il filmato. 10 minuti, ma pazienza. C'è l'audio. Sistemiamo subito tutto. Già una schedarrata. Thank you.
Marchese nato a Scherzinger, il 20 ottobre 1970, cittadino italiano, residente inglese, e Cristiano Riccardo, nato nella sua terra il 22 febbraio 1978, cittadino italiano, residente inglese, i quali mi hanno reso la dichiarazione di voler costituire l'Unione Civile tra di loro. E a questo effetto mi hanno presentato il documento di sottoscrizione. Perché la loro è una scelta che viene da lontano, che solo oggi, grazie a una legge che non vieta più per legge l'unione civile, possono coronare il loro sogno d'amore. Volete passare tra quelli che stanno da questa parte? Volete, cioè, unirvi in unione per tutta la vita, dandovi reciproco sostegno morale e assistenziale? Volete farlo urlando un po' ai vostri ospiti, così sentano, e se c'è qualche impedimento lo dicano adesso o mai più, è già tardi, ma comunque. Sì, sì. Sì, sì, lo vogliamo. Lo vogliamo. Gli anelli, ve li siete scordati? Anche stasera? Rappetita Juventus? Alzateli e cosa pensate? Che sono io devo ripetere? Quindi devo partire dal microfono. Ok, l'anello. Suo volto e vi conceda pace. Amen.
non avete già fatto, però a questo punto lei qua dice gli sposi si possono baciare. Segretario che vi manda i saluti, vi ringrazia, però era in luna di miele, si è venuto civilmente un mese fa, meno di un mese fa, hanno avuto questo weekend libero e ne hanno approfittato. Io mi sono commossa guardando il video, se notato. Ho rivissuto quello che ho vissuto un mese fa all'Unione Civile di Antonio, è stato un giorno pieno di emozione, pieno di famiglia, pieno di amore. Perché questo è un matrimonio. Io non riesco a chiamarlo unione civile, per me è un matrimonio. Erano due famiglie, due persone, una comunità lì quel giorno a unirsi.
L'omofobia cos'è? L'omofobia è paura. Paura di qualcosa che non si conosce. Noi, quando portiamo queste testimonianze, speriamo di far nascere in voi delle domande. Speriamo che voi ci facciate delle domande, perché non conoscete questa normalità, perché non l'avete mai vissuta probabilmente, però esiste. E nel 2018, in uno stato come l'Italia, quindi uno stato avanzato, moderno, parlare di diritti umani non è un po' ridicolo? Non dovrebbero esserci già i diritti umani, perché questi sono diritti umani, né più e né meno. Il diritto alla famiglia è un diritto di tutti. Cosa hanno Marco e Riccardo meno dei vostri genitori? Cosa hanno? Sono due uomini, e quindi nessuno che conoscete è stato allevato da solo una madre, solo un padre, o una famiglia di tutte donne perché è venuto a mancare un marito? Sono diventate brutte persone per questo motivo? Hanno amato di meno? Hanno amato solo quelli dello stesso sesso per questo motivo? No, sono famiglie, e ogni famiglia è diversa, con i suoi pro e i suoi contro. Semplicemente questo. Oggi un ministro ci dice che non esiste, ma noi esistiamo, noi urliamo tutti i giorni. Questo mese è iniziata l'onda Pride, è una cosa bellissima. Tanti chiedono a che cosa serve il Pride. Serve a questo, a portare nelle strade un mare d'amore. E non credete a quelle brutte foto che vedete in giro, ok? Perché quelle sono fake news, quelle spazzatura. Imparate a documentarvi quando vedete qualcosa. Girano foto di 20 anni fa, fatte magari anche in feste private. Avete mai partecipato a un Pride? Ci sono mamme, nonne, figli, famiglie arcobaleno che esistono e tutti i giorni combattono per vedere i loro diritti riconosciuti, sperando che il sindaco della loro città decida di riconoscere la genitorialità congiunta, sperando che all'asilo facciano prendere a una madre piuttosto che a un altro, al padre piuttosto che a un altro, il figlio, sperando che uno dei due non muoia per vedersi portare via il figlio. Queste sono cose importanti. Ci riempiono la testa di parole come utero in affitto. L'utero in affitto non esiste, state tranquilli, in Italia è illegale. Nessuna donna affitta l'utero in Italia. E nei paesi in cui si fa, si chiama gestazione per altri. Ed è fruita prettamente da coppie eterosessuali che non possono avere figli. Quindi anche quella è una normalità, se vogliamo. Una persona che non può avere figli e si rivolge a chi li può aiutare, ma è una gestazione per altri ed è fatta in paesi in cui è legale. Solamente questo. Poi vorrei parlare di mille cose di cui abbiamo parlato, tra cui anche la diversità in generale, no? Marco ha parlato di un caro amico dell'Uganda che è venuto a mancare per colpa di violenze a causa della diversità. Noi spesso e sempre più spesso veniamo contattati dagli SPRA qua da noi. Ci sono persone che chiedono l'asilo politico perché nei loro paesi potrebbero essere uccise, arrestate, e ancora l'Italia non sa come muoversi in queste lotte, perché poi vanno in cavilli burocratici. Marco più di noi ci dà una grande mano in questo. Eppure sono persone che chiedono aiuto e noi non sappiamo darglielo. Magari li rimandiamo a casa, tutti a casa, no? E se a casa
muoiono, chi se la prende la colpa? Qualcuno di voi è disposto a prendersi la colpa? Perché è facile parlare degli altri, ma se l'altro è il nostro compagno, quello che c'è a fianco, siamo disposti a fare lo stesso? Se è il nostro amico, abbiamo paura quindi di questa diversità. Io non lo so, io mi impallo un po' col microfono, nel senso che sono abituata più a situazioni in cui magari la gente viene e domanda, magari dopo lo facciamo che è meglio, insomma. Mi piace un rapporto più diretto con la gente che mi ascolta, non sono abituata a stare in cattedra, scusatemi. Quindi magari ho parlato di tutto e di niente, però passo la parola, grazie del vostro tempo. Grazie a Maria Luisa, comunque l'intervento è stato comunque prezioso, diciamo, è stato molto sentito. Io penso che il problema in definitiva sia sempre l'ossessione che abbiamo di mettere gli aggettivi giusto o sbagliato alle cose. E quando mettiamo questi due aggettivi, specialmente quello sbagliato, no? Si vede una cosa, quella è una cosa sbagliata. Secondo me si smette di conoscere la situazione, si smette di conoscere il problema. Quindi dovremmo un attimino smettere, è sbagliato, in questo caso è sbagliato mettere etichette in modo preconcetto, perché personalmente questa sera sto conoscendo un mondo che, confesso, non conoscevo, quindi per me non è né giusto né sbagliato, è così. Quindi passo la parola ad Alessia. Alla fine, se qualcuno vuole porre qualche domanda, lo può fare tranquillamente. Allora, io ho perso Perry, mi faceva piacere averlo tra noi, perché devo fare un attimo una considerazione preliminare. Enzo lo sa perché mi segue, ci sentiamo anche abbastanza spesso. Io giro i territori, giro un po' la Calabria, non solo, mi capita di avere a che fare con moltissime realtà. E questa è la seconda volta che io vengo volentierissimo a Sersale, e a Sersale ho conosciuto Rinnovando il Sersale, che è un movimento politico, culturale, ma aggiungerei un'altra parola che di recente sta andando troppo di moda ed è abusata, un movimento civico, di vero civismo. Ma il civismo che cos'è se non stare a contatto perennemente con i propri cittadini, con la propria comunità, per farsi carico delle proprie esigenze? Rinnovando Sersale è stata, è e sarà una proposta politica, però mi ha colpito particolarmente perché di solito ci sono movimenti civici che nascono e muoiono al tempo di una campagna elettorale. Invece, Rinnovando Sersale, già nel periodo post-elettorale, si è votato qua l'anno scorso, continua con iniziative di sensibilizzazione, l'abbiamo fatta sulla violenza sulle donne, la facciamo oggi per conoscere una realtà arcobaleno che magari molti di voi non conoscevano, ma anche nelle piccole cose, perché io vi seguo, Enzo, tu non lo sai, ma io vi seguo sulle cartelle esattoriali, sulle multe, sulle piccole cose che interessano una comunità, e sono cose importantissime. Questo è il vero civismo, è un esempio anche per altre realtà che di civismo si sporcano la bocca ma non sanno effettivamente che cosa sia. Quindi secondo me voi siete veramente un esempio di punto di riferimento per una comunità, che sia grande, che sia piccola, ma il civismo è questo. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Perry che l'abbiamo perso, ma tornerà. Sgridalo, sgridalo, ok. Tra l'altro abbiamo sentito che ci sono state autorità che sono state invitate e non sono venute, a me dispiace, perché quando abbiamo parlato di violenza sulle donne, ad esempio, c'era il parroco del paese, anche Enzo si è detto cattolico, ma adesso io farò qualche considerazione in più, ma l'essere cattolici, cristiani, non è antitetico rispetto a essere omosessuale. La chiesa di Bergoglio ce lo sta insegnando, ma voi magari non sapete che il 17 maggio si festeggia
già in tutto il mondo la giornata internazionale contro l'omofobia, anche in Italia ovviamente. E in Italia un sacco di parroci, un sacco di vescovi hanno fatto omelie contro la violenza, perché la violenza, che sia arcobaleno, che sia rosa, che sia di ogni colore, è sempre violenza. Adesso poi andremo a vedere effettivamente che cos'è la violenza, ma concludo con le mie considerazioni preliminari, perché anche noi abbiamo ricevuto delle battute della serie: ma perché è andata a Sersale? Ma perché fino a Sersale? No? Riccardo e Marco hanno fatto 2 ore di macchina per essere qui, perché è domenica, la domenica Riccardo sta con la suocera, che statisticamente le coppie che si uniscono civilmente, che io sappia, hanno rapporti migliori con le suocere rispetto alle coppie etero, quindi quella è già una peculiarità. Però si sono fatti 2 ore di macchina lasciando la suocera e il pranzo con la suocera per essere qui, anche Maria Luisa, eccetera. Perché è importante andare nei territori, che siano grandi, che siano piccoli. Non importa stare solo nella grande città, perché dai piccoli borghi, piccoli, grandi, medi, di periferia, lontano dai capoluoghi, che si può fare cultura, ci si può scambiare anche francamente, perché io non ho la presunzione di darvi delle lezioni, magari avete voi delle curiosità, magari non è una realtà che non avete visto, l'avete vista in televisione, a Grande Fratello, piuttosto che... Quindi ci può essere un pregiudizio, oppure un giudizio un po' falsato, un po' anche caricaturale, perché a volte in televisione vediamo anche una certa caricatura dell'omosessualità. La normalità è molto diversa, la normalità è quella che abbiamo visto nel video prima. Io stesso ho celebrato l'unione civile di Antonio Migliazza, il segretario di Arcigay, che adesso è il lunedì di Miene. L'ho celebrata, era la mia prima unione civile a Lamezia Terme. Siamo andati in comune la mattina con tutti i parenti e c'erano i nipoti, grandi, piccoli, un sacco di gente commossa come un matrimonio eterosessuale ordinario, canonico, verrebbe da dire, ma non usiamo il termine canonico. Il pomeriggio abbiamo replicato la cerimonia in una tenuta in provincia di Lamezia Terme, no, a Lamezia Terme, mi sbagliavo, insieme a più di 100 invitati, un sacco di persone, di amici, parenti, uniti attorno a una coppia che voleva solo stare insieme. E adesso con questa legge abbiamo la possibilità di poter celebrare queste unioni. Non è solo questione di leggi, fondamentalmente, perché l'omofobia ha tante sfaccettature. Io, facendo politica con Enzo, con Perry, con tutti gli amici anche di Sersale, vedo le varie sfaccettature degli amministratori, che se vogliono il modo per ledere i diritti dei cittadini lo trovano molte volte. E l'omofobia istituzionale è proprio questo, l'omofobia nascosta da principi amministrativi, no? L'ho vista anche ad esempio a Milano, io ho studiato a Milano, l'ho vissuta lì a riferimento ai musulmani, alla questione della moschea a Milano. Che cosa succedeva? Lì dietro il piano di governo del territorio, quindi il piano urbanistico comunale, non si permetteva di fare la moschea, dicendo che non c'erano gli spazi adibiti e tutto il resto. Quindi dietro principi apparentemente neutri si nasconde, in quel caso, l'odio o l'avversione religiosa rispetto a una comunità, in altri contesti anche l'omofobia e quindi la negatività, l'avversione rispetto a una realtà semplice quanto colorata. Vi faccio un esempio: le unioni civili, questa legge che finalmente abbiamo avuto, prevede tutta una serie di diritti, obblighi anche per quanto riguarda la celebrazione. In provincia di Bergamo, un sindaco che cosa ha pensato di fare? Ha detto: vabbè, io le unioni civili, siccome non sono unioni tra eterosessuali, non le celebro nella sala comunale, le celebro in uno sgabuzzino. Io le celebro.
bravo, devo rispettare quella legge. La legge non mi obbliga a dare un luogo specifico dove celebrare l'unione civile, quindi gli omosessuali vanno nello sgabuzzino. Ma prima ancora di questo episodio, altri sindaci, anche della Calabria, tra cui Catanzaro, ipotizzavano di poter fare obiezione di coscienza rispetto a unire civilmente due persone. L'obiezione di coscienza, la sappiamo, è nata col servizio militare, è nata con la legge sull'aborto, sulla fecondazione assistita, che prevede che per motivi intimi della integrità morale di una persona, della propria concezione di vita, di valori o quant'altro, ci si può astenere dal compiere determinati atti ritenuti eticamente sensibili. Peccato che la legge sulle unioni civili non obblighi il sindaco in quanto persona a celebrare l'unione civile. Il sindaco può delegare pure un mini pony se vuole far celebrare l'unione civile, però va celebrata. A Catanzaro l'unica unione civile che è stata ad oggi celebrata, che è di un nostro amico Freddy, che è molto conosciuto in città, è stata celebrata da una funzionaria comunale. Quindi il sindaco se ne è guardato bene, l'amministrazione se ne è guardata bene, hanno mandato una funzionaria gentilissima, simpatica come vogliamo, ma sempre comunque una funzionaria. Vuol dire che la politica ha preso le distanze in maniera anche un po' omertosa rispetto a queste tematiche. Alla Lamezia Terme il sindaco non ce l'abbiamo perché c'è la commissione prefettizia, allora sono subentrata io per la gioia e per il dolore di molti. Mi spiace che non ci sia il simbolo di Rinnovando Sersaglia oggi, che penso sia dovuto anche a sensibilità diverse all'interno di questa proposta culturale e politica, che ci sta, vanno benissimo le differenze, vanno benissimo la differenza di idee, però va bene togliere il simbolo, ma venite qua a fare domande, a chiedere, a conoscere, perché magari molte cose le imparo anche io oggi per la prima volta. Non si vive di solo arcobaleno quando magari non hai un parente omosessuale, piuttosto che non vivi in una grande città cosmopolita dove è la quotidianità, no? Perché molte volte capita anche nei piccoli comuni che una persona che si sente omosessuale faccia difficoltà a esternare sia in famiglia sia nella propria piccola comunità, nella cerchia di amici, faccia fatica a venire fuori nel proprio sentire fondamentalmente. E quindi fare cultura nelle piccole comunità, e questa è una risposta anche alle battute, alle critiche che ci hanno fatto, come mai a Sersale, ma fino a Sersale andate fin lassù, va fatta, è che oggi noi ci confrontiamo nel rispetto anche di idee diverse, nel rispetto anche delle idee religiose, fermo restando che nella Chiesa Cattolica fa fede a quello che dice Papa Bergoglio, quindi che a volte oscilla, diciamo, tra un'apertura e una chiusura, però diciamo che rispetto ad altri papi si vende meglio anche su queste tematiche. E io penso che non sia una lotta religiosa, non sia una lotta di religione, non sia una lotta ideologica questa. Perché ad esempio si è fatto riferimento alle famiglie arcobaleno, alla, vi dico una parolaccia, stepchild adoption. La stepchild adoption è un termine giuridico preso dall'estero che vuol dire che giuridicamente si chiede il riconoscimento del legame genitoriale tra un bambino, un figlio, che è il genitore biologico di uno della coppia, e l'altro genitore che è un genitore sociale. Quindi magari il figlio è nato da un precedente matrimonio, perché molte persone magari erano eterosessuali, hanno un matrimonio eterosessuale alle spalle e scoprono dopo di essere omosessuali. Capita, ci sono dei figli e si può chiedere il riconoscimento di questa genitorialità. Oppure figli nati da fecondazione assistita anche all'estero e tutto quanto. Il genitore sociale è il genitore non biologico.
insieme le giustificazioni perché non può, ma fa tutto quello che fa un genitore, cucina, pulisce, mantiene soprattutto, e quindi è un genitore effettivo a tutti gli effetti. Questa non è un'opinione, perché esiste, c'è. Poi il riconoscimento giuridico a livello di diritto pubblico fa parte del dibattito, però non potete dire io sono contraria a cose che ci sono già. Beh, si può parlare di adozioni, si può parlare di tante cose su cui magari la politica può non essere pronta, oppure può avere tante idee. Però ad esempio le unioni civili ce le ha imposte l'Europa, perché a livello internazionale, a livello anche di Corte Europea dei Diritti Umani, noi eravamo obbligati a riconoscere a livello di diritto pubblico le unioni omoaffettive. C'era l'obbligo di riconoscimento, potevamo scegliere se fare un matrimonio, se fare unioni civili, se fare altri istituti, però un riconoscimento ci doveva essere. E se permettete, torno per quanto riguarda l'omofobia istituzionale, guardate che tocca a tutti, perché certi rappresentanti, al netto del ministro Fontana, che secondo me si crea il personaggio e non faremo i passi indietro. Però è capitato molte volte nelle discussioni parlamentari di trovare scene veramente imbarazzanti. Quando si discuteva di fecondazione eterologa per le coppie eterosessuali, quindi di donna sterile in coppia con un altro uomo, sterili entrambi o quant'altro, sono tante le sfumature di fecondazione assistita. In Parlamento le nostre deputate dell'epoca, era il 2003, manifestavano contro i senatori maschi, perché c'è stata una lotta proprio interpartitica, ma tra le donne della Camera, le deputate e i senatori maschi. E i senatori maschi, io non mi ripeto che cosa hanno detto, però potete immaginare quali commenti maschilisti nei confronti delle stesse colleghe deputate abbiano potuto sformare. Quindi l'omofobia istituzionale, anche la misoginia istituzionale, la troviamo a tutti i livelli e secondo me va contrastata, come va contrastato anche questo sentimento di violenza, anche di omofobia in campo medico, chiamiamolo così, perché che cos'è? Le terapie riparative. In campo medico abbiamo queste terapie che si illudono, antiscientifiche, quindi la comunità internazionale non le riconosce, non le supporta, però sono terapie vendute come scientifiche, ma non lo sono, che vogliono guarire le persone omosessuali, transessuali o quant'altro, no? Guarirle con mezzi medici, guarirle con mezzi psichiatrici, psicologici, farmaci. E le terapie riparative sono veri atti di violenza nei confronti dei minori. Tant'è che nella precedente legislatura, tramite l'allora senatore Sergio Lo Giudice, abbiamo presentato una proposta di legge per vietarle. Quindi l'omofobia a tanti livelli, c'è l'omofobia sociale, il bullismo omofobico, che nasce nelle scuole, nasce nei gruppi di ragazzini che magari giocano fuori al parco, no? Quindi abbiamo omofobia, paura e violenza a tanti livelli, su cui penso che si debba intervenire. Noi lo facciamo dal basso, lo facciamo dai territori, lo facciamo dai territori della provincia, anche quelli più lontani, facendoci chilometri, trovando sponde nel civismo, trovando sponde in tutti quelli che ci vogliono stare, ci vogliono mettere la faccia, come Enzo oggi, che ha fatto un gesto bellissimo, perché non solo mi ha dato spago, perché poi l'idea è stata mia, ho detto facciamo questa cosa, Maria che è fantastica, Valentina che oggi non c'è, e a tutti gli amici di Rinnovando Sersale, ma Enzo ha messo, detto guarda, io non le vivo queste cose, e allora mi documento, vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando, lo faccio per me, lo faccio per fare bella figura all'evento anche, ma anche per lui, per accrescersi, per avere un confronto con loro, con noi, con me, con voi,
voi nel rispetto della religione di tutti, nel rispetto delle differenze, nel rispetto anche di un certo conservatorismo e del rispetto delle tradizioni, perché sappiamo anche che nei piccoli comuni c'è una certa anche un po' più chiusura rispetto a determinate realtà, sfumature della società e quant'altro. E noi siamo qui un po' per aprirle un pochettino queste chiusure, senza pretese, senza dogmi, perché non siamo qua a dire dei versetti biblici, dei dogmi a cui vi dovete adeguare, perché se no non va bene. Parliamone, ditemi se quello che avete visto nel video è la normalità, ditemi se l'amore è la normalità, il pranzo con la suocera è la normalità, oppure no. Sì, mi è rimasto impresso. Sì, impresso, sì, così mangi. Certo. Eh sì, l'obiettivo era quello. E quindi noi, senza nessuna pretesa, abbiamo portato questa puntata un po' di arcobaleno, nella speranza, ma io non ho tutta questa speranza, che a livello nazionale ci sarà una legge contro l'omofobia. Per quanto ci riguarda, con l'onorevole Giuseppe Giudice Andrea della squadra dei Democratici e Progressisti, stiamo portando la legge regionale avanti per garantire un po' più di iniziative culturali come quella dell'Innovando Sestale anche in tutto il territorio calabrese. Quindi io vi ringrazio e grazie a Enzo. Grazie per quello che hai detto, ma siccome ci sentiamo molto spesso, conosce anche la mia difficoltà a rimanere nell'alveo anche dello stesso partito, no? Io sono uno che difficilmente riesce a rimanere circoscritto, no? Sono un'anima ribelle, quindi siamo per questo, magari c'è questo feeling. Quindi quando io vedo qualcosa che viene etichettato, torno a ripetere, come diverso, mi incuriosisce, perlomeno mi incuriosisce. Quindi mi documento per questo, perché per me la diversità è comunque crescita. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, Antonietta. Allora, io quello che volevo, una domanda, ma più che altro una considerazione, io quello che ho visto, sono di Lamezia, non sono di qua, il mio modo di essere cresciuta, la mia cultura, i miei genitori non mi hanno mai fatto vedere la differenza né con una persona di colore, né di nessun tipo. Mio padre era un notaio di Lamezia che si è sposato, è andato all'estero, non so dove, però si era sposato, per me era la normalità. Esatto, sì. E per me era la normalità. Cioè, vai la bacchettina, sì, ma non bacchettina, ma è proprio la normalità. Però crescendo ho capito che normale non lo era, non lo era per gli altri. E allora mi sono cominciato a fare qualche domanda. Quello che io vedo nei paesi più piccoli almeno, è quello che mi dispiace, non abbiamo soltanto i giardelli in fuga, ma abbiamo questi ragazzi che per poter vivere la loro sessualità, la loro rapporto, stanno fuori. C'è anche forse il sale, c'è una serie di ragazzi e ragazze che stanno fuori, cioè con lo spostamento dell'università, del lavoro, e non tornano. E a me quello dispiace, però a me quello che fa pensare, perché poi cerchi di ragionarci, no? Dici perché? Lo fai per i tuoi amici? Non è tanto per gli amici, è per i genitori. E io, perché, per quello, ma non quello che i genitori magari potrebbero dire a loro, che magari si potrebbe anche superare, però quello che la società etichetterebbe i genitori stessi. Io quello che volevo chiedervi anche come è stato, adesso io vedo un amore maturo, una cosa anche normale, non una cosa normale, nel senso la normalità, la naturalezza di un amore maturo magari frutto di tante battaglie, però volevo sapere anche voi gli inizi, magari essendo cresciuti con le vostre famiglie, quello mi interessava. Grazie. La domanda è calzante, anche perché sia Marco che io veniamo comunque da Lamezia, sì, lui viene dalla provincia di Cosenza. Le nostre famiglie inizialmente sono esperienze diverse. Ad esempio, io posso raccontarti la mia. Mio padre all'inizio non l'ha accettata, all'inizio. Forse perché, sai, i genitori si fanno delle idee sui figli. Immaginano, giustamente, che i figli debbano essere felici. E mio padre mi
fece capire, con i suoi silenzi all'inizio, che per lui questa mia scelta, pensava lui all'inizio, fosse qualcosa che mi faceva essere infelice. Quando poi ho visto la vita comune con Marco, la quotidianità, i pranzi, le semplicità della vita reale, si è reso conto che noi non abbiamo nulla di differente rispetto agli altri e ha capito che siamo felici, perché ci amiamo. Tant'è che adesso si è ribaltata la cosa. Se prima, figurati, mio padre, quando rispondeva lui gli chiudeva il telefono, adesso è lui che gli manda i messaggi, che lo chiama, che si va a cena insieme, che si va a pranzo insieme. Le cose cambiano quando tu conosci. La cultura è questo, la cultura è conoscere. Hai detto una cosa giustissima, quando senti la parola diverso, questo a tutti i livelli, io non mi spavento, io invece sono curioso, perché la cosa bella dell'essere umano è che deve essere curioso, non deve fermarsi a quello che dicono gli altri, ma deve sperimentare sulla propria pelle quello che è l'esperienza. A prescindere quando uno ti dice che qualcosa è sbagliato, io non mi fido. Anche conoscendo persone di destra, posso dirti, associazioni di destra o persone cattoliche, non esiste quando uno dice, ah ma sai, loro non ti possono capire. Non è vero, esistono omosessuali a destra, esistono omosessuali al centro, esistono omosessuali a sinistra. Noi abbiamo avuto la fortuna con la nostra unione civile di un amico prete che ci ha voluto dare la benedizione, voi l'avete visto prima nel video. Si dice, la Chiesa non capisce, la Chiesa è anche un popolo in cammino. E la Chiesa comprende tante cose che prima non comprendeva. Il divorzio, pensate un po' al fatto di dare la comunione a una persona divorziata. E questo è cambiato. Il fatto di dare addirittura personalità ai bambini non nati. Una volta si diceva che i bambini non nati andavano nel limbo. Il limbo è stato cancellato, adesso anche i bambini non nati. Ho pensato alle persone deformi. Le persone deformi non erano considerate persone. Le cose cambiano. Ma chi le cambia? Le cambia l'esperienza. Siamo noi che le cambiamo, dobbiamo vivere. Voi avete fatto un passo bellissimo oggi. Noi vi ringraziamo per darci questa possibilità. È bello venire a Sersale, io lo conoscevo già a Sersale, però è bello venire in Calabria e poter parlare e raccontare semplicemente la nostra testimonianza. Noi non siamo speciali, non siamo... la parola normale non mi piace, noi siamo come tutti gli altri, noi siamo delle persone, le persone possono essere bianche, nere, possono essere donne, uomini, possono essere transgender, ma possono essere semplicemente delle persone che hanno un loro vissuto, raccontano la loro storia e decidono di metterla a disposizione delle persone che non la conoscono. Quindi le ragazze, i ragazzi che apparentemente scappano da Sersale, lo fanno perché vedono magari al di fuori qualcosa che qui non riuscirebbero a vivere. E io credo invece che oggi, con questa esperienza che voi state vivendo, potrebbe succedere il contrario. Potrebbe succedere che qualcuno decida di fondare un'associazione, potrebbe semplicemente rivolgersi a voi e raccontarvi la loro esperienza e non scappare da Sersale, ma magari fare a Sersale una piccola associazione LGBT o comunque un piccolo centro di ascolto dove la vostra associazione potrebbe diventare, non lo so, un capofila. Quindi non mettete la negatività davanti, ma vedete le cose positive, la sfida, nemmeno come sfida, ogni persona che avete davanti ha una storia da raccontare. E la storia è quello che lo contraddistingue. Ci mette tutto l'amore quando ve lo dice, ve lo dona, come in questo momento. E le domande che tu mi hai posto oggi, per me sono veramente la ricompensa più grossa. Quindi ti ringrazio. Simona. Buonasera. Allora, io più che altro volevo fare una considerazione. È stato fatto più volte riferimento al ministro Fontana e comunque sappiamo bene che l'indirizzo politico di questo governo sarà centrato soprattutto sull'intervento sociale e sui diritti sociali, quindi che sono quei diritti che fanno riferimento al welfare state, alla flat tax e così al reddito di inclusione e così via. E quando si parla quindi di diritti si tende praticamente a costruire una categoria per cui una categoria esclude l'altra. Quando si parla di diritti non per forza, quando si parla di diritti sociali non si può intervenire
perché altrimenti si scontra col diritto civile e viceversa. I diritti non si tratta mai di uno scambio tra diritti di una o dell'altra categoria. Quando si parla di diritti, soprattutto in uno stato di diritto quale l'Italia, si parla sempre di una crescita e mai di un ritorno a qualcosa che non era positivo e oggi lo è. Studio giurisprudenza. La tua considerazione è interessante, no? Perché abbiamo sempre tutto. Forse si è scaricato. In Italia noi abbiamo sempre avuto una dicotomia, quindi uno spartiacque fra la politica e i cittadini. Io ho sempre visto i cittadini molto più avanti della politica, e quindi quelli che sono poi dopo quello che attraversa la Camera dei Deputati, il conservatorismo che attraversa la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le istituzioni, è un qualche cosa che sta molto più indietro rispetto ai cittadini e alle prove, ma le prove sulla vita vissuta, perché io e Riccardo siamo andati per scelta a vivere in un piccolo paese di meno di 1500 abitanti che si chiama Cleto, in provincia di Cosenza, affacciato sul mare però in collina, un po' come Sarsale. Qui siamo un po' più in alto, Cleto a 300 metri, però è un paese collinare all'interno, e contrariamente a quello che si potrebbe pensare, no? Dice, guarda, potevate vivere, che ne so, in una città come Cosenza, come Catanzaro, dove ci sono più persone, dove l'ambiente potrebbe sembrare più aperto. Invece noi a Cleto abbiamo trovato una realtà straordinaria che ci ha accolto a braccia aperte, e non solo. Cioè, noi abbiamo costruito casa Cleto. Costruire una casa significa dover avere a che fare con decine e decine di persone, dal progettista alle varie ditte che ti fanno i lavori, interagisci con un vicinato, interagisci con le persone, e nessuno di noi due era originario di Cleto. Noi in questi 5 anni non abbiamo avuto a Cleto mai neanche il sospetto che qualcuno magari fa delle considerazioni strane o che ci considera persone strane. Noi per tutti siamo i ragazzi della casa di legno, perché ci siamo costruiti questa casa, voglio dire, di legno, che è anche un po' una novità, e ci hanno appellato tutti così, ma non, ripeto, non abbiamo avuto mai neanche il sospetto che qualcuno ci guardi male. E poi ti arriva in un'occasione pubblica addirittura la pergamena da parte dell'amministrazione comunale, e ci hanno dato, diciamo, questo riconoscimento simbolico per l'attivismo che noi facciamo da tanti anni sui vari territori. Quindi purtroppo l'Italia ha questo problema: la classe politica è molto più indietro dei cittadini. Poi non ci dobbiamo nascondere tutti i problemi di cui abbiamo parlato, per carità, però io nella società italiana, nella società calabrese, nella società dei piccoli paesi come può essere Sarsali, io ci credo molto, perché è un tessuto molto sano, molto inclusivo. Allora, io velocissimamente volevo precisare una cosa, perché tu hai parlato di diritti sociali, di welfare, di politiche che verranno fatte forse da questo governo, no? E essere tollerante, essere inclusivo, essere arcobaleno per le imprese sono soldi, perché la inclusione e la non discriminazione nelle imprese portano tanti tanti soldi. Nel 2015 si discuteva alla Corte Suprema americana la legittimità costituzionale del matrimonio omosessuale negli Stati Uniti d'America, in Corte Suprema. Per sollecitare la decisione dei giudici, tutti i colossi più importanti industriali, da IBM, Microsoft, Google e tutto quanto, hanno minacciato di lasciare il paese se non avessero approvato.
Quindi comunque l'impresa e anche il rispetto dei diritti. Il diversity management è una opportunità economica concreta, quindi io penso che sia utile e anche conveniente a livello di responsabilità sociale delle imprese piuttosto che altro. L'inclusione è anche un'opportunità e l'inclusione molte volte sono soldi. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che vuole fare qualche altra domanda? Qualche uomo? Vabbè, evidentemente siete stati molto chiari, diciamo, mi piace, quindi qualcuno vuole fare qualche conclusione, qualche considerazione finale? Volevo ringraziarvi di nuovo e dirvi un'altra cosa. Oggi, secondo me, anche qui abbiamo fatto la differenza. Non importa, uno fa la differenza. Oggi abbiamo cambiato un pochettino le cose. Vi abbiamo detto qualcosina in più, a qualcuno magari è piaciuto, a qualcuno magari non è piaciuto, qualcuno ha ascoltato, qualcuno ne farà tesoro. Cambiate le cose nella vostra quotidianità, cambiate tutti i giorni, si parte dalla prossimità, ok? È un po' come quando si sente qualcuno che discute, fa apprezzamenti su una donna vestita in maniera un po' decisiva, quella frase è sbagliata. Quindi quando passerà un ragazzo che sembra un po' più effeminato, come dicono, e diranno: ah, hai visto quello? Battetevi per quella parola, non si dice. Perché? E avrete fatto un cambiamento. Si cambia a piccoli passi, si cambia nella comunità, si cambia dalla comunità in famiglia. Questo è il cambiamento vero. Quindi non preoccupatevi, non siamo pochi. Se c'era una persona, eravamo abbastanza. Quindi siamo tantissimi. Grazie. No, giusto per appunto concludere, ma non vi tenterò, mi è venuto in mente, forse ho trascurato prima di dire una cosa, anche il lessico è importante, le parole, no? Le parole alcune volte possono essere come pietre. E, a me ad esempio la parola diversità non piace tantissimo, infatti sto cercando faticosamente di correggerla e di sostituirla con un altro termine che forse è più inclusivo. Quindi ho sostituito la diversità con varietà, cioè il mondo non ha delle diversità ma una grandissima e stupenda varietà umana, che è un concetto diverso. Quindi se già anche solo con il lessico cominciamo a cambiare le parole, cambia anche la narrazione, cambia anche, voglio dire, l'ambiente che ci circonda. A me piacerebbe che ci fosse anche una persona che mi dicesse: guarda, ho un dubbio, ho visto, che ne so, il video, ho sentito le vostre parole e una cosa non l'ho capito, oppure non sono d'accordo. Mi piacerebbe, cioè io preferisco più una persona che mi dice non sono d'accordo, non a quello che mi dice sto zitto, non dico, forse mi vergogno, non la dico. Invece ditela la cosa che non vi piace, che non capite o comunque che non siete... Cioè, forse c'è... Ok, dai, fategli avanti. Carmine. Chiedati cosa hai mangiato per la sua. Sì, quello te lo posso dire, troppo. Ho mangiato troppo. Allora, io voglio fare un'osservazione. Okay. Non la prendete a male, portarci pure che dico una fesseria. Però, ben venga tutto quello che avete detto, l'ho seguito con attenzione, ho partecipato a questo convegno perché è interessante. Però volevo dire una cosa, non so le vostre idee su un futuro, diciamo che fra 20 anni c'è un cambiamento totale, dei matrimoni tra uomo e uomo, come è successo a voi, e donne, praticamente come andrebbe a finire se questa cosa sarebbe totalmente, avete delle idee chiare voi, ci sono delle... avete delle condizioni particolari, ci sono dalla parte femminile probabilmente potrebbero che dire,
riprodurre, perché a questo punto sennò il mondo poi sarebbe finito. Chi farebbe figli? Questo, scusate se è stato no, 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 invece grazie della domanda. Allora, guarda. Giusto per Carmine è di rinnovando Sersale, quindi all'interno del movimento io voglio sottolineare questa cosa qua, cioè all'interno del movimento c'è diversità di vedute, quindi noi cresciamo proprio per questo. Allora Carmine, giusto, allora Carmine, guarda, io ho visto le vecchie interviste dell'Istituto Luce quando si parlava di divorzio. Quando si parlava di divorzio, la domanda che facevano all'intervista era cosa ne pensi, e rispondevano sempre i mariti, dicevano ma immaginate se la donna va a lavorare e non vota più, cioè loro pensavano alla distruzione della famiglia tradizionale anche là. Io per me ti invito a guardare le vecchie interviste della RAI, dell'Istituto Luce, dove dicevano gli stessi dubbi che avevi tu. Dicevano ma se la donna divorzia dal marito si distrugge la famiglia, nessuno si sposerà più, nessuno farà più figli. E come andrà a finire la società? Questi dubbi che tu hai li hanno già detti per il divorzio dalla famiglia cosiddetta tradizionale. Allora, a parte che comunque la popolazione, io ti rispondo, a parte che comunque la popolazione mondiale, come dire, è varia, e la bellezza è questa, cioè fortunatamente ci sono gli eterosessuali, le persone invece omoaffettive che amano le persone dello stesso sesso. Ma non è che solo perché uno è diciamo omosessuale e quindi sta con un uomo oppure sta con una donna, non si può procreare. Sai che lo facevano una volta negli anni 70? Sai come facevano quando non esisteva comunque la possibilità di avere dei figli in maniera, diciamo, legale? Due donne, due uomini, in maniera, diciamo, molto facile, mettevano insieme, diciamo, le loro forze, ecco, per così dire, e comunque creavano un bambino. Poi di chi fosse il bambino, questo io posso capire, la domanda che ti dovresti fare forse è questa: di chi è il bambino? Ma a livello di procreazione, la procreazione non è il problema, cioè il problema non è l'estinzione della razza umana, visto che siamo più di 7 miliardi, il problema potrebbe essere la sovrappopolazione mondiale, ma penso che siccome tu sei eterosessuale, quello che non faccio io lo farei tu o lo farà qualcun altro. Un mio amico una volta mi fece una battuta, mi dice che bello, c'è più materia prima per me, ed è vero, cioè nel senso, la donna che non starà con me starà con te, ne avrai due in più. Cioè questo è un problema inesistente, perché la natura, io dico la natura in generale, va avanti. Cioè non è che non esisteranno più gli eterosessuali, non è che l'omosessualità è un qualcosa che io tocco Alessia, adesso Alessia è diventata omosessuale, cioè assolutamente c'è la persona omosessuale come c'è la persona eterosessuale, come ci sono anche quelle persone che decidono di non sposarsi. Allora se tutti i preti, visto che c'è il celibato, diventassimo tutti preti, allora si estinguerebbe la razza umana, è la stessa identica, diciamo, condizione. Io penso che ci sia una questione di libertà. Cioè, la libertà qual è? La libertà di scegliere se fare o meno figli. Perché immaginati se qualcuno ti mettesse per legge che devi avere dei figli e ti devi sposare per portare avanti la razza umana. Saremmo degli animali. Cioè, non avremmo, diciamo, il libero arbitrio. Invece la differenza, secondo me, tra una persona senziente e una persona che vive solo di istinti è quello di scegliere la persona con cui stare, scegliere se essere felice. Poi puoi essere felice, diciamo, avendo dei figli. Noi, per esempio, ci bastiamo così, e invece c'è gente che gli vuole avere i figli. Addirittura tu adesso hai detto, ti immagini fossero tutti omosessuali, non si procrea, ci sono le famiglie arcobaleno che invece i figli li fanno e non li vogliono riconoscere, c'è il problema opposto. Anzi, tu allora dovresti essere dalla nostra parte, per dire, io conosco tante coppie di donne che hanno dei figli appunto con l'inseminazione artificiale. Esistono addirittura molte donne etero, io ne conosco molte di Catanzaro che sono madri single, che decidono di avere un figlio e non hanno bisogno nemmeno dell'inseminazione artificiale. Pensaci un po', cioè se una donna vuole avere un figlio, lo fa. E in quel caso, cioè, il problema secondo me non è la, diciamo, scelta o meno di fare dei figli o la possibilità di poterli fare, quanto l'idea di non discriminare il prossimo per un'idea, di lasciare la libertà di essere, di vivere, perché se tu sei in un modo vuol dire che sei così, io ti devo accogliere per come sei, e ben venga la tua domanda, perché la tua domanda non è solo la tua, è la domanda di molti. Molti ci dicono questo, ci dicono, ma perché se tutti fossero omosessuali non saremmo tutti omosessuali, come non saremmo tutti sposati, non saremmo tutti divorziati. L'unione civile noi abbiamo scelto di farlo, ma non è che tutti si sposano, cioè molti scelgono di rimanere single, capito? Cioè questa è la realtà, una delle realtà. Grazie comunque.
Io aggiungo anche un'osservazione: noi dobbiamo tenere conto anche di quello che ci dice la scienza, no? Cioè la scienza ci dice che l'orientamento sessuale non si sa da che cosa è determinato, ok? C'è chi teorizza che può essere la temperatura al momento del concepimento, ma a dire la verità ci sono delle teorie avanzate che dicono che la temperatura al momento del concepimento forse fa la differenza tra maschi e femmine, ma non c'entra nulla con l'orientamento sessuale. La scienza sa e ha stabilito che una quota minoritaria della popolazione, che è stimata fra il 5 e il 10% della popolazione, ha un determinato orientamento sessuale, che è quello omoaffettivo. Quindi il rischio dell'estinzione dell'umanità perché tutti diventano omosessuali, questo rischio, tranquilli, proprio, non esiste. Questo sta soltanto nei pensieri di un avvocato di Crotone, il quale questa cosa qui la porta sempre nelle sue conferenze e dice sempre: fate attenzione, questo c'è un giurista, un avvocato, fate attenzione perché la questione omosessuale è un disegno del maligno, quindi del diavolo, che punta alla distruzione del creato, cioè all'umanità, attraverso l'omosessualizzazione della società. Ma questo non avverrà, perché vedete, se voi andate a prendere i libri più antichi che ci sono, noi conosciamo l'omosessualità fin da quando l'umanità è stata capace di registrare delle cose per iscritto, e in questi decine e decine di secoli che si sono susseguiti non è mai accaduto che nella popolazione ci siano stati dei picchi di omosessualizzazione o dei picchi contrari. È una popolazione stabile, non si capisce a livello scientifico perché questo accade, e comunque nel corso della storia questo rischio di omosessualizzazione della società e quindi di estinzione, fermo tutto quello che ha detto Riccardo, cioè le persone omosessuali sono capacissime di fare dei figli. Poi questo dipende dalle coppie, ad esempio noi come coppia, da persone liberali, ad esempio, non ci siamo mai opposti a quello che è la fecondazione, la gestazione per altri, per esempio. Però per la nostra coppia non va bene. Quindi noi abbiamo detto no. Se ci fosse magari invece la possibilità, ecco, di adottare, magari ci faremmo più un pensiero. Però tante coppie omosessuali sono capacissime e procreano. Voleva rispondere? Io volevo aggiungere, ecco, al punto stretto, l'approvazione di un diritto non vuol dire che per miracolo tutti quanti debbano diventare omosessuali. Siamo anche sovrappopolati effettivamente sulla terra, ma a parte questo, quando è stata approvata la legge sull'aborto, mica sono morti tutti, cioè è stata approvata una legge, alcune donne ne usufruiscono, altre no. Anzi, sono diminuiti gli aborti da statistica. Voleva rispondere. Siamo stati esaustivi. C'è Carmen che vuole fare un'altra domanda. Una considerazione. La temperatura, però io la vedrei da un punto di vista di libertà e di uguaglianza che è sancita dalla Costituzione, e di libertà dell'individuo di potersi manifestare, di esprimere in generale, e poi ci si rapporta con la realtà, e la realtà ci riporta a delle libertà individuali che ognuno manifesta, e il problema della discriminazione secondo me dovrebbe essere preso da un punto di vista più ampio, più alto, perché oggi se siamo qui è perché in questi anni le libertà individuali, i diritti acquisiti con le lotte nel tempo sono minate da diversi aspetti. Si è parlato di aborto, la legge sull'aborto sta per essere messa in discussione, i migranti che vengono tutti considerati come clandestini sono prima di tutto individui di colore,
e sono diversi, quindi la discriminazione abbraccia un po' tanti aspetti, tra questi c'è anche la questione omosessuale, che in Italia ancora è difficile da risolvere, se si potrà mai risolvere. Solo questo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Altrimenti è stato detto tutto per il momento. Allora, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Ricordo che il senso dell'esistenza di Rinnovando Sersane dal punto di vista sociale è questo, è quello di sviluppare insieme delle tematiche, e quindi l'appuntamento che chiedo a tutti quanti è alla prossima, diciamo, al prossimo tema che insieme svilupperemo. Grazie a tutti, buonasera.